Cari amici di MacheVu e di Nerd Attack, benvenuti in questo nuovo video. Un video un po' diverso dal solito perché vi voglio parlare, come già vi ho anticipato nel titolo, del perché sono diventato un Mac user a metà. Più che una video recensione, questa sarà una lunga chiacchierata. Vi invito ad iscrivervi al canale se vi fa piacere, mettere mi piace al video. Ovviamente se vi aggrada e condividerlo soprattutto sui social, su Facebook, su Twitter, su tutti i social che vi fanno più piacere per aiutarci a crescere. Detto questo, passiamo direttamente alla nostra lunga chiacchierata. Allora, partiamo dal presupposto che questo è il MacBook Pro Retina, versione aggiornata ad agosto 2014, quindi non proprio l'ultimissima. Perché questo? Perché comunque a mio avviso cambiava ben poco rispetto all'ultima versione. Questo è diciamo, il MacBook Pro Retina dotato di Core i5 con frequenza 2,6 GHz, quindi cambiava ben poco l'ultima versione con un aumento di 0,2 GHz incrementato sul processore, 8 GB di RAM con frequenza 1600 MHz DDR3, ovviamente. Parliamo di un computer che non è una scheda grafica dedicata. Diciamo che in un certo qual modo questa versione non ne ha bisogno perché ha una Intel Iris HD 5100 della Intel, quindi scheda video non dedicata ma condivisa, però che riesce ad arrivare ad un massimo di 1536 MB di memoria condivisa con la RAM. Diciamo che il tutto viene gestito in maniera ottimale dal MacBook. Perché? Perché principalmente per merito del sistema operativo che viene ottimizzato al massimo. Per quanto riguarda i MacBook Pro, abbiamo un SSD molto più veloce della versione che viene montata sull'Air, quindi all'inizio devo dire la verità, ero un po' indeciso tra la versione Air 13 pollici e questo MacBook Pro Retina 13 pollici, perché soprattutto per il prezzo, diciamoci la verità, perché comunque questa versione qua viene a costare circa 300 euro in più rispetto alla versione Air. La mia scelta è ricaduta su questo. Innanzitutto è dotato di maggior potenza, questo non c'è bisogno che sia io a dirvelo. Materiali come al solito di alto livello, parliamo comunque di una scocca unibody in alluminio. Sì, un po' delicata, comunque a tratti delicata, che però devo dire mantiene abbastanza freddo il corpo del portatile. Solo in alcuni casi si può sentire partire la ventola, soprattutto quando parte Final Cut, però che devo dire si comporta molto bene su questa macchina, decisamente bene. Il montaggio video è quello che principalmente mi ha fatto scegliere di diventare un Mac user. Montaggio video che può contare su Final Cut Pro X, che come potete vedere ci sta mettendo un po' a partire. L'unico programma che riesce a mettere, diciamo, in un certo qual modo in crisi il portatile, perché quando si effettua il rendering del video, quindi l'esportazione anche del video, il MacBook Pro comincia a vacillare, se vogliamo. Vacillare non la prendete come una nota negativa appieno, perché l'unica situazione in cui si può ascoltare la ventolina che parte, diciamo, a manetta è proprio quando deve esportare il video e quindi salvare il tutto e fare operazioni di rendering. Diciamo che su questa parte qui comincia a diventare veramente bollente. Abbiamo testato il tutto, abbiamo rilevato temperature che si aggiravano attorno alle 50-60 gradi, che non sono proprio il massimo da percepire, soprattutto se comunque si lavora a stretto contatto con il portatile. Vedete che comunque riflette molto la luce del sole, la luce comunque anche delle lampadine del vostro lampadario, se vogliamo. Dicevamo, fluidità al top,
anche il passare da un'applicazione all'altra avviene veramente in maniera repentina, senza alcun calo di frame. Io l'ho impostato con risoluzione nativa, quindi risoluzione 2560x1600 pixel. Lo schermo si vede veramente molto molto bene. È un ottimo pannello. Ho letto recensioni su internet e ho provato anch'io stesso con altri dispositivi. Non è proprio il massimo della risoluzione, dell'efficienza per quanto riguarda Display Retina, però devo dire che a me piace molto e i colori sono veramente realistici. Vi faccio vedere qualche esempio. Aumentiamo un po' la luminosità dello schermo. Faccio vedere una foto scattata con una reflex. Diciamo che il MacBook viene usato prevalentemente per queste ragioni qua. Abbassiamo un attimo, se no la telecamera non riesce a riprendere. Guardate qui. Un'altra cosa che veramente mi fa impazzire è la trackpad, la touchpad, come volete chiamarla, che viene implementata veramente molto molto bene. Integrazione perfetta con il sistema operativo. I tempi di latenza sono veramente nulli. Guardate qui. È piacevole usare il touchpad anche senza l'ausilio di un mouse esterno. Si può lavorare per giornate intere senza sentire la mancanza di un mouse. Guardate qui, anche passare da un'applicazione all'altra lo si può fare facilmente scorrendo con tre dita, quattro dita, scusate, da destra verso sinistra o da sinistra verso destra. Trackpad, uno dei migliori mai provati su un portatile, tastiera che non ha bisogno di nessun rodaggio particolare perché già è pronta all'uso. Possiamo usufruire anche della retroilluminazione. Ecco qui, non so se si riesce a percepire da video, però comunque vi posso assicurare che è di ottima qualità. Noi la stiamo testando comunque da una settimana e devo dire che la tastiera veramente è molto molto performante. Un'altra nota a favore di questo MacBook Pro Retina è l'autonomia, che rispetto alle versioni precedenti passa dalle 5-6 ore alle 9 ore effettive. Allora, queste 9 ore effettive possono salire anche a 10-11, e sono dati veritieri perché comunque, come vi dicevo in precedenza, il MacBook Pro Retina è nelle nostre mani da circa una settimana, e una settimana ci è bastata perché lo abbiamo veramente spremuto fino al midollo. Navigazione sempre al top, veramente veloce in qualsiasi sessione di lavoro. Abbiamo sempre il massimo della scorrevolezza e della fluidità degna comunque di Apple. Guardate con quale velocità si aprono le pagine. Possiamo andare comunque ad usufruire del task manager, se vogliamo, quindi di tutte le applicazioni aperte. Unica nota dolente, che comunque accade quasi sempre in tutti i dispositivi Apple, e quindi questo MacBook Pro non è da meno, è sicuramente la poca compatibilità con tutto l'ecosistema Windows, e sicuramente con tutti i dispositivi, quali stampanti. A noi è accaduto anche con un microfono, abbiamo dovuto comprare un adattatorino per farlo comunque rilevare dal MacBook Pro. Quando si effettuano operazioni di web browsing, quindi consultazione browser e qualche lavoretto non proprio particolare, magari anche su Adobe Photoshop, guardate, i tempi di apertura sono veramente fulminei. Guardate qui in quanto ho aperto Photoshop CS6. Devo dire che si superano abbondantemente le 9 ore, quindi noi siamo arrivati anche a 10-11 ore in sessione di lavoro comunque normale, non mettendolo sotto stress. Lo stesso discorso non accade per quanto riguarda lavori più pesanti, quindi magari quando andiamo ad utilizzare soprattutto Final Cut Pro X, che mette veramente a dura prova il processore e quindi anche la batteria. Batteria che si ferma sulle 5 ore, questo è un dato importante da notare perché per chi lavora soprattutto in mobilità dovrà sicuramente portarsi sempre il caricatore. Caricatore che è molto comodo, ve lo faccio vedere. No, eccolo qua, un attimo solo che ve lo metto a favore di camera. Eccolo qua il tanto amato caricatore da noi Mac user, con questo fringuello qua.
non so se lo riesco a mettere, eccolo qua, con questa porta qui magnetica, la MagSafe 2 se non vado errato, che effettua sempre egregiamente il suo lavoro, si attacca sempre quasi magneticamente alla porta di ricarica del Mac. Andiamo veloci, vi faccio vedere anche un video in 4K, anche se ricordiamolo lo schermo è solo 2K, però devo dire che la scheda video non soffre di nessun tipo di problema anche quando deve riprodurre video in questa risoluzione. Audio veramente fenomenale, uno dei migliori mai provati su un notebook. Ho provato anche portatili con Beats Audio e devo dire che questo MacBook Pro Retina è infinitamente migliore rispetto a quelli. C'è un'immagine che particolarmente mi ha colpito in questa risoluzione, che devo dire si vede veramente, veramente molto, molto bene. Vediamo se riusciamo a trovarla, eccola qua. C'è qua, è da applausi questo schermo. Non so se riuscite a percepirne la genuinità tramite la telecamera. Lo voglio mettere a fuoco nella miglior maniera, poi sicuramente passerà a video. Un video più nel dettaglio. Devo dire, questo schermo fa paura, ragazzi, è veramente fantastico. Diciamo che questo è uno dei portatili più usati da i professionisti, se così li vogliamo definire, magari fotografi o comunque gente che lavora con la musica, magari DJ o musicisti. Perché? Perché è dotato di un comparto multimediale veramente fuori dalla norma. Io che comunque posseggo vari dispositivi quali Surface Pro 2 oppure un computer fisso che è dotato veramente di potenza eccezionale perché è assemblato da me e quindi me lo sono assemblato come meglio credevo. Ho un fisso con un Core i7 4770K 16 GB di RAM, non sto qui a snocciolarvi tutte le caratteristiche tecniche, scheda video con 4 GB dedicati, però questo MacBook Pro ha dalla sua la portabilità e comunque potenza coadiuvata a un sistema operativo che ottimizzato al meglio riesce a rendere le prestazioni veramente veramente ottimali. Vi faccio vedere anche brevemente le porte di serie di questo MacBook Pro Retina. Abbiamo qui una porta per la lettura delle SD in formato normale, quindi devo dire unica nota dolente per quanto riguarda il form factor di questo MacBook Pro Retina, perché la SD rimane diciamo abbastanza fuori dal telaio del MacBook Pro. Abbiamo una porta HD, quindi molto utile per chi magari non è dotato di a casa, non ha in dotazione accessori tipo Thunderbolt, porte Thunderbolt, quindi adattatori Thunderbolt e mini DisplayPort. Abbiamo una USB 3.0 qui di lato superiore, sicuramente fantastico. Abbiamo due microfoni di sistema, uno per la soppressione dei rumori e uno per l'acquisizione dell'audio. Abbiamo un'altra porta USB 3.0, le due porte Thunderbolt di cui vi parlavo prima e la porta MagSafe 2 per la ricarica del terminale. Promosso quasi in tutto e per tutto, se non perché diciamo un po' il peso, perché il vero punto forte di MacBook Air è proprio il peso, perché pesa all'incirca un chilo, non vorrei dirvi cretinate, però non ricordo bene il peso. Questo pesa 1,5 kg, abbiamo come dimensioni 314x219 mm per soli 18 mm di spessore. Questa è stata la vera ragione che mi ha spinto a scegliere MacBook Pro Retina, perché vi faccio vedere, guardate lo spessore, è di soli 0,1 mm in più di spessore rispetto all'Air. È vero, sì, l'Air magari
sfuma un po' sulla parte finale del portatile stesso, perché ha quella tipica forma a cuneo che riesce a far arrivare lo spessore a soli 0,3 mm. Però devo dire che come compattezza il MacBook Pro risulta molto più portatile. Perché? Perché è meno largo. Un'altra nota dolente, se vogliamo, è la lunghezza di questa parte del portatile. Ecco, questa qui, questa qua. Perché? Perché risulta un po' scomoda. Non è proprio la miglior soluzione per quanto riguarda noi scrittori, perché si colloca proprio, si frappone tra il polso e la mano, quindi risulta abbastanza scomoda. Non è una misura proprio piacevole, meglio l'11 in questo senso, soprattutto se magari siamo abituati ad indossare orologi, soprattutto in metallo. Questa parte qui si grafferà molto molto facilmente. Arriviamo alle conclusioni. Un MacBook Pro che ci convince in tutto e per tutto, un portatile comunque che costa molto per quello che è comunque l'hardware. Ricordiamolo che non ha scheda video dedicata. Per avere scheda video dedicata dobbiamo salire a circa 2000 euro con la configurazione 15 pollici, perché la 13 non è destinata ad avere una scheda video dedicata, nemmeno con le configurazioni personalizzate tramite Apple Store online. Quindi, detto questo, 13 pollici che si aggiudica il nostro timbro Best Buy per tutti coloro che amano avere con sé l'opportunità di poter lavorare, quindi di poter fare montaggio video, soprattutto fotomontaggio, e usufruire di un ottimo comparto audio, perché, come dicevamo prima, non ho citato la porta, diciamo, jack 3,5 mm, perché, come tutti ben sapete, è una delle migliori sul mercato, perché ha un'ottima scheda audio questo MacBook Pro. Si sente veramente molto molto bene con le cuffie, soprattutto se sono cuffie ottimizzate per sistemi Apple, quali Beats, Bose e quant'altro. Unica differenza che distingue questo MacBook Pro Retina dalla versione che è uscita qualche settimana fa è sicuramente il processore leggermente più potente, ma roba di inezie, quindi io non l'ho preso proprio in considerazione quest'ultimo dato. La trackpad, che dicono andare ancora meglio di questa, non so come possa accadere, perché vi ripeto, questa trackpad è veramente fenomenale. Si usa, che è una bellezza. Io non in questi giorni l'ho usato solo con la trackpad, mai con mouse esterno, e quindi questo ve la dice lunga. Quindi, differenza Force Touchpad, così la chiamano in casa Apple. Poi per il resto è rimasto sostanzialmente lo stesso portatile, quindi stesso form factor, stessi materiali, ovviamente come accade da anni ormai nei MacBook Pro Retina. Quindi io ho deciso di prendere questo, pure perché ho usufruito di una buona offerta, non vi dico quando l'ho pagato, andate a scoprirlo voi. Pure perché i MacBook Pro Retina di ultima generazione hanno subito un aumento notevole comunque del prezzo di listino. Se non vado errato, la versione base costa 1.499. Quindi, che dire, io ho scelto questo. Nei commenti, se volete, fatemi tutte le domande del caso. Io sono a disposizione vostra e al prossimo video. Da oggi, infine, potrete finalmente leggere i miei articoli, quindi anche l'articolo di questo video del MacBook Pro, sul sito nerdattack.it.